Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Per me oggi è sabato, come avete visto la mia giornata è partita già con una lavatrice che ho steso e sentivate dei rumori di piatti perché c'era Claudio che in quel momento stava iniziando a lavare i piatti. Meno male quando i ragazzi possono mi aiutano parecchio, sia Claudio, Giuseppe, Marco, Concetta, tranne Valentina perché lei va al lavoro e quindi diciamo non c'è quasi mai. Il lunedì, che è la sua giornata libera, esce con le amiche perché giustamente è sempre una ragazza di 19 anni e lavorando tutta la settimana, almeno il lunedì esce con le amiche. E come vedete stavo stirando la camicia di Claudio perché oggi dopo pranzo lui doveva andare al lavoro e fortunatamente avevo soltanto questa camicia da stirare. Una volta finita la camicia mi sono vestita velocemente perché dovevo accompagnare Valentina al lavoro. Ecco i ragazzi che stanno lavorando in cantina. Sì. Scusate l'abbigliamento, però hanno troppo caldo. Qua sotto fa caldo. Fa caldo. Allora, Giuseppe, ci vuoi spiegare che stai Allora, noi facendo? adesso stiamo pulendo il grosso, abbiamo appena stuccato circa un'oretta fa, e nel frattempo che si deve asciugare un pochettino, noi leviamo intanto il grosso, almeno sul centro della mattonella, in modo che così quando lo dovremo andare poi a pulire dopo sarà più facilitato. E quindi ora dobbiamo Quindi adesso pulire. vedrebbero fa tutte le mattonelle coperte così. Sì. Poi si puliscono bene però, vero? Una Sì. volta E finita. poi dopo vedrete il risultato finale. E poi vedremo il risultato finale. Sì, perché questa cantina, soprattutto qui, mamma mia, la parete, un'umidità, ma una cosa spaventosa proprio. Era scoppiato tutto il muro. Però vabbè, dai, adesso stanno a fare sto lavoretto. Mamma mia, qua sotto fa un caldo. E qui è vero che c'è sta finestrella, però no, passa aria calda. Poracci, vabbè, dai, proseguite. Dai, adesso io vado a fare spese e quando torno vi porterò qualcosina. Bene, Contenti? bene. Sì. Benissimo. Tu Marco, contento? Fa Diceva mio gatto. caldo. Fa caldo, hai ragione. Vabbè, dai, a dopo, raga, io vado. E ora vado a ritirare i panni asciutti. Mamma che caldo! Thank you.
Ecco Marco che mi sta lavando tutti i piatti. Ecco, ho già lavato quelli, più quelli dentro. Bene, bene. Oggi si lavora. No, vabbè. Si lavora. La cantina l'avete finita? Quanto vi manca ancora? No, abbiamo fatto, abbiamo stuccato, abbiamo pulito. Ora dovremmo fare la prossima volta, però soltanto io e papà, perché Giuseppe se ne va via, ci abbandona. Già, ci abbandona. Poveri noi. Sì. Abbandona anche al suo gatto Grigi. È vero. Grigi infatti sarà molto triste. È vero, gli mancherà il padrone. Vabbè, dai, mentre adesso lui lava i piatti, io vado a stendere i panni che mi attendono. I panni. Il filo sta piangendo laggiù, vedete? È vuoto, adesso fra poco lo riempiremo. Ecco le grigi ed ecco le gallinelle, eccole qua. Comunque mi sembra che sta venendo un temporale, guardate laggiù, si sente a distanza qualche tuono, speriamo che piova, ci vorrebbe proprio un po' di pioggia, è tutto secco. I ragazzi hanno acceso il barbecue e dopo ci faremo la carne. Ed eccoci al momento clou. Olè! Olè! Ecco, Giuseppe si diverte con la brace. Con questo caldo però. Con questo caldo, c'ha ragione, è vero. Vabbè dai però. E qui che abbiamo? Grigi? Ti piace la carne anche a te, furbetto? E poi c'è il merino. Ah, che bel calduccio, ci vuole proprio. Ci vuole questo bel calduccio. Tanto, fa freddo quindi. Prendiamoci un po' di caldo. Ed ecco Valentina. Vediamo lei che cos'ha nel piatto. Ah, scamorze e due fette di salame. Ed ecco Valentina che si fa la sua bella scamorza. E poi la farà anche a me. Ecco. Quanto è buona la scamorza, mamma mia. Che bel fresco! È vero? È proprio un bel fresco! Ah, come siamo belli freschi! Poi ci sono i nostri vicini che stanno facendo una festicciola. Oh, guardate che bello! Ci stanno bruciando. Mamma mia! Tu togli come ti piacciono di più a te? Sì, come ti piacciono? A me piacciono ben cotte, però poi ognuno... Però... Diciamo così pure vanno bene, eh? Ah. Che buone! E ora vado a prendere le mie. Prosegui, prosegui con le tue. Ecco che sono quasi pronte, eh? Quelle di Valentina sono quasi pronte. Eccole. Numero una. Numero due. Questa è ben cotta, mamma mia quanto sono buone. A me piacciono proprio ben cotte. Questa è squagliata. Ecco l'altra.
quasi pronta, bella bruschetta. Io le mie scamorze me le sono mangiate, erano molto molto buone. Ora loro finiscono queste pezzettine e a posto. Ho mangiato un po' di insalata e via. 2, 3, ok, perfetto. Un giro d'olio, un po' di limone ce l'abbiamo dentro e via. E ora vado a prepararmi lo yogurt, quindi userò il latte intero, questo, e però invece di mettere il mio yogurt, che poi ne ho solo un vasetto, metterò questo alla banana e questo al caffè. Quindi farò diciamo 7 vasetti di yogurt aromatizzati alla banana e gli altri al caffè. Così voglio vedere, faccio una prova per vedere se poi si sentirà la banana e il caffè. Vediamo un attimo. Però devo dire, a me piacciono semplici come li faccio, con il latte intero, quindi diciamo uno yogurt intero, che è buonissimo e fa bene. Procediamo. I ragazzi stanno guardando la televisione. Allora, inizio con questo alla banana. Vediamo un po', Sì, perché pure i ragazzi mi hanno detto prova per vedere questi alla frutta come vengono. Ho detto, vabbè, dai, ci provo, non è che... comunque da quando li faccio ci durano massimo 3 giorni, non di più, perché poi ce li mangiamo, siamo tanti e quindi ce li mangiamo. Ok, benissimo. Ora mischio bene e poi mano a mano aggiungo il latte. E ora passiamo a questo al caffè. Vediamo un po'. Una volta finito di riempire i vasetti, li vado a mettere nella yogurtiera, chiudo con il coperchio e poi metto 12 ore. Io perché li voglio più compatti, altrimenti bastano anche 8-9 ore. E quindi l'indomani mattina poi li vado a togliere e mettere in frigorifero. Che bel venticello fresco, forse oggi si sta un pochino meglio degli altri giorni.
Speriamo. Ecco, sto aspettando Valentina che l'accompagno. Oggi va al mare. Oggi al mare deve essere piacevole, perché pure quando fa troppo caldo, eccola. Tipo da mare, eccola. Allora. Dai, che oggi è bello andare al mare, che la giornata è piacevole. Mi sembra che c'è pure un bel venticello. Poi vado a prendere il bidone fuori, che la carta non è passata. Come sempre, del resto, non passano mai. Andiamo. Andiamo al mare. E ora vado a mettere gli asciugamani in lavatrice. Questi sono grandi, quindi ne metto tre per volta. No, Nerino, no, qui vieni. Nerino, non andare qua, che poi ti rimane incastrato. Vieni, Nerino. Ecco, Nerino. Ecco, lì sulla sedia, dai. E poi riempi di qua, se non vuoi più uscire. In polvere e basta. E Nerino, ma voglio farti andare qui, bello, non si può. Mettiamo anche Nerino? No, il lavatrice no. E qua dentro fa caldo, Nerino, basta la lavatrice che parte. Ecco, un misurino di bicarbonato e ci siamo. E qui metto antimacchia a 40. Tanto sono peli bagno, non è che sono sporchi. Ci asciugamo. Bravo Nerino che non vieni, perché se no vuoi rimanere qua dentro. Ok, partita. Un'oretta a 40, dai.
dato che la corrente la domenica costa meno, e mi sono data la pazza gioia, quindi ho fatto lavatrici a tutto spiano e non ho lavato niente a mano. Ed ecco la raccolta di questa mattina. Un bel po' di melanzane, eccole, una zucchina e tutti questi pomodorini. Poi stasera raccoglieremo invece tutte le zucchine. Adesso queste melanzane, visto che in frigorifero ne ho un bel po', queste adesso le grigliamo, gli diamo giusto una scottata, poi le surgelo. Quindi le griglio, le faccio raffreddare e poi le surgelo. Così quando servono ce l'abbiamo. Facciamo qualche sacchettino per l'inverno e facciamo scaldare bene la piastra. È vero, Grigi? Oggi non c'è la carne alla brace, l'abbiamo fatta ieri sera. Però ci sono le verdure alla brace, ti piacciono? Grigi? No, no, non gli piacciono molto. Ecco qui le melanzane. Così adesso le surgeliamo. Ecco, una scottata. Poi le surgeliamo. Ok, adesso queste me le porto via. Ecco, sì, perfetto. Ole. E perché viene fatta questa divisione? Spiegacelo. Perché se io le metto subito nel sacchetto, anche se sono fredde, si ammassano e poi si attaccano una con l'altra. Invece se sono già congelate, io le metto nel sacchetto e non si attaccano. Ecco, faccio così, una fetta di melanzana, carta forno e altra melanzana, perché non c'è il pezzetto piccolo, vabbè. Se no ne metto anche due pezzetti piccoli, però vabbè, adesso sono tutte così più grandicelle. Ecco, così per l'inverno vediamo quanti sacchetti ci scapperanno fuori. E io invece le sto tagliando. Sì, è tutta una catena e Claudio le sta cucinando, cioè le sta scottando. È tutta una catena di distribuzione. Buon lavoro allora. Grazie. Grazie mille. E qui in padella sto facendo melanzane, zucchine e patate. Ce ne mangiamo oggi a pranzo. Come potete vedere, finalmente sta piovendo. Speriamo almeno che rinfreschi un po'. Ora vado a ritirarmi subito i panni. Però che bello che piove, meno male. Un po' d'acqua ci vuole. Mi ritiro subito i panni però. E adesso vediamo un bel film. Vado a prendere anche mia sorella e vediamo questo film Cobra Kai. Io sto preparando i popcorn nel frattempo. E ora vado a fare i sacchetti. Thank you.
ragazzi, ecco, mi sono venuta qua fuori. Allora, oggi è stata una bella giornata perché, diciamo, mi sono riposata, mi sono un po' distesa le gambe, quindi mi sono riposata bene. Poi pomeriggio abbiamo visto un film e quindi dai, diciamo che oggi mi sono riposata. Adesso io chiudo il video perché sennò diventa troppo lungo e non vorrei che... No, anche perché troppo lungo ci metto tempo a editarlo, perché poi c'è stato un commento di una persona che ha detto, dice, oddio, non mi ricordo come l'ha scritto, beata te che hai tempo, noi non abbiamo tempo per farlo, cioè c'è qualcuno che... Io non ho capito, devo leggerlo bene e poi ve lo dico, insomma, come se io, dice, c'hai tanto tempo, come fai tu a fare video? Non so a che cosa si riferiva, poi non mi ha dato risposta, io insomma ho chiesto un chiarimento, a cosa si riferiva, diciamo, al tempo che io non ho per fare video o al tempo come fai a fare tutto? Non ho capito a che fa riferimento. Quando poi uno, diciamo, fa un commento giustamente, sarebbe bene pure poi rispondere, no? Perché se io chiedo un chiarimento che non ho capito cosa tu intendi, vabbè, questo non c'entra niente, però insomma, ecco, io poi sono un carattere un po', voi mi vedete così buona, tranquilla, ma io sono un carattere che sì, sono buona, tranquilla, però insomma, fino a un certo punto, vabbè, non c'entra niente, ero venuta a salutarvi, però ho fatto una piccola polemica. Bene, allora io vi saluto tutti e saluto che mi hanno chiesto. Faccio un saluto a, spero di non sbagliare nome perché con Roberta ho sbagliato nome, ho detto Antonietta, quindi va bene. Allora saluto Roberta, Annalisa e Maria da Napoli. E allora Roberta, scusate, Roberta, Annalisa, Maria da Napoli, e Loredana, Antonella, Patti e Maria e Sofio Ciro che mi guardano. Spero di aver detto bene, scusate se ho sbagliato, e mando un bacio a voi e un bacio a tutti quanti, anche alla persona che ha fatto quel commento e non mi ha risposto. Sto aspettando la risposta. Ciao a tutti, al prossimo video.